Troppi morti sul lavoro e troppi infortuni. L'Abruzzo prova a invertire la rotta sottoscrivendo un protocollo d'intesa per la costituzione di un tavolo per il contrasto allo sfruttamento lavorativo, che genera inevitabilmente mancanza di sicurezza, esponendo i lavoratori al rischio di incidenti troppo spesso mortali. Il protocollo, che sigla l'intesa tra Regione, sindacati ed enti coinvolti, è stato firmato questa mattina a Pescara nella sede del Consiglio regionale. Primo firmatario Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo. È un passaggio importante per il rafforzamento dei presidi di legalità, soprattutto nel mondo del lavoro. Ci sono state negli ultimi mesi troppe brutte notizie in Abruzzo, anche se si è registrato un calo degli incidenti sul lavoro. Sono purtroppo aumentati i decessi, questa è una piaga che l'Abruzzo deve combattere con più determinazione, questo protocollo serve anche a questo. Concretamente cosa cambierà con la firma di questo protocollo? Cambia una maggiore collaborazione tra gli enti coinvolti, tra tutte le parti messe intorno a un tavolo. Da un certo punto di vista si potrebbe dire che le leggi esistono e basterebbe applicarle, evidentemente non è sufficiente, perché se pur esistendo tante particolareggiate leggi e norme e regolamenti che riguardano il mondo del lavoro e il rispetto delle condizioni di legalità, questo purtroppo non accade sempre, lo scambio di informazioni e di buone pratiche tra i diversi soggetti aiuta a fare in modo che queste norme vengano rispettate non soltanto sotto il profilo formale ma sotto il profilo sostanziale. Il tavolo sarà operativo fino al 2025 e dovrà predisporre annualmente una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative assunte per promuovere tra l'altro anche interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale. Soddisfatti i sindacati che ora chiedono di concretizzare quanto sottoscritto, come dichiarato da Carmine Ranieri, segretario regionale della CGIL per Abruzzo e Molise. Questa è una vicenda che nasce in realtà nel 2016 con la legge nazionale contro lo sfruttamento del lavoro in agricoltura e contro il caporalato. Da lì già nel 2016 si fece un protocollo d'intesa con la Regione Abruzzo, c'è stato un lavoro mettendo anche delle risorse, dei fondi, ci sono stati importanti fondi europei messi a disposizione ed un lavoro sinergico. Oggi arriviamo ad un'ulteriore firma di un protocollo che destina ulteriori risorse e ulteriori interventi ancora più forti, ancora più sinergici, perché non possiamo dire in Abruzzo c'è sfruttamento, in Abruzzo ci sono troppi morti sul lavoro se poi in realtà non mettiamo in campo delle azioni concrete. E le azioni concrete non si risolvono con una giornata ma con un lavoro continuo che è stato fatto, di cui oggi questo appunto è un'importante tappa.